Bentrovati, bentrovati alla nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4 dopo la lunga diretta di ieri sera con lo speciale Ring e lo Sveglia Trieste Maratona di questa mattina. Tornata elettorale che ha determinato la vittoria del centrodestra e in particolare di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Sconfitto il Partito Democratico con la sua coalizione di centro-sinistra, mentre a sorpresa tiene il Movimento 5 Stelle soprattutto al sud. Ma per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia in particolare e Trieste, anche i dati dell'affluenza in netto calo, sentiamo la scheda preparata dal nostro Umberto Bosazzi. In Friuli Venezia Giulia ha votato il 66,21% degli elettori. A livello nazionale la percentuale ha toccato il 63,91%. Alle politiche del 2018 in regione aveva votato il 75,12%, a livello nazionale il 72,94%. A Trieste si è recato ai seggi il 61,04% degli aventi diritto. 4 anni e mezzo fa era stata raggiunta la percentuale del 70,50%. Per quanto concerne i risultati a livello regionale, al Senato, Fratelli d'Italia totalizza il 32,3%, il PD il 18,5%, la Lega raggiunge il 10,9%, Azione Italia Viva si attesta all'8,2%, il Movimento 5 Stelle ottiene il 7,4%, Forza Italia il 6,4%, l'Alleanza Verdi Sinistra arriva al 3,8%, Più Europa al 3,4%, Italexit al 3%. Seguono Italia Sovrana Popolare all'1,8%, Vita all'1,5%, l'Unione Popolare all'1,2%, Noi Moderati allo 0,8%, Impegno Civico allo 0,4%, così come Alternativa per l'Italia. Mastella, Noi di Centro, segue con lo 0,1%. Alla Camera Fratelli d'Italia guadagna il 31,5%, il Partito Democratico il 18,3%, la Lega segue all'11%, Azione Italia Viva raggiunge l'8,7%, il Movimento 5 Stelle ottiene il 7,1%, Forza Italia il 6,7%, l'Alleanza Verdi Sinistra arriva al 3,7%, Più Europa al 3,3%, Italexit è al 3,2%, Italia Sovrana Popolare tocca l'1,9%, Vita l'1,5%, l'Unione Popolare è all'1,3%, Noi Moderati allo 0,9%, Alternativa per l'Italia allo 0,4%, così come Impegno Civico, Mastella Noi di Centro si ferma allo 0,1%. Vincitori di questa tornata elettorale, rappresentanti di Fratelli d'Italia, questa mattina in diretta a Sveglia Trieste, Fabio Scoccimarro, coordinatore regionale del partito. Il sorpasso era già in atto prima di Draghi e quindi il fatto che Draghi fosse stato appunto cooptato per fare il Presidente del Consiglio non è stato il determinante per il vantaggio di Fratelli d'Italia. Questo è un trend dei sondaggi che poi, come ho detto prima, questa volta i sondaggi sono dimostrati affidabili o affidabilissimi e quindi questo era il trend. Non è che Giorgia Meloni ha vinto perché Draghi ha fatto, si è beccato la rogna da gestire questo difficile momento. Semplicemente Giorgia Meloni è stata coerente nel percorso degli 11 anni e questo ha pagato. Tutta la coalizione, sinceramente, auspicavo ci si avvicinasse di più a livello nazionale al 50%, cosa abbondantemente superata qui nel nord-est. Quindi bene come risultato. E poi adesso bisognerà tirare sulle maniche perché la situazione sappiamo qual è, non è per nulla facile, quindi per fortuna una leader attenta e pragmatica come Giorgia Meloni non ha promesso le illusioni, ma ha detto che ci sarà da fare dei sacrifici, ma ovviamente tenendo presente che l'unico faro che guiderà il suo governo sarà quello di fare gli interessi esclusivi degli italiani senza farsi appunto condizionare da altri che non siano questi interessi appunto. Tra chi è già sicuro di avere un posto in Parlamento c'è Nicole Matteoni di Fratelli d'Italia, che è l'attuale assessore comunale all'educazione a Trieste. Vedremo se manterrà entrambi i ruoli o meno. Comunque l'abbiamo sentita poco fa in redazione di Tele4. Beh sì, dobbiamo aspettare i dati ufficiali a livello nazionale in quanto il listino della Camera deve aspettare appunto il risultato finale di tutta Italia, però possiamo dire che dato il grandissimo successo soprattutto qui a Trieste di Fratelli d'Italia che i giochi sono fatti. Io davvero voglio ringraziare la comunità triestina e la comunità di Fratelli d'Italia Trieste per avermi permesso di essere la persona che da Trieste sarà la voce di tanti, di tutta la nostra comunità.
comunità, quindi grazie di cuore. Le istanze della città di Trieste lei potrà portarle a Roma? Assolutamente sì, sarà la mia priorità. Abbiamo già fatto una conferenza stampa con il sindaco di piazza, con i colleghi assessori, ribadendo le priorità per Trieste, dal recupero della caserma Rossetti, per un nuovo polo scolastico, alla battaglia per l'extradoganalità dei punti franchi e poi tante altre battaglie. Io sarò sempre qui presente sul territorio per Trieste e per tutta la nostra comunità. Una domanda che viene spontanea: continuerà a essere assessore a Trieste? Allora, queste sono decisioni che prenderà il partito nelle prossime settimane. Gli sconfitti di questa tornata elettorale, la coalizione di centrosinistra, il Partito Democratico in particolare, ne abbiamo parlato ieri sera nel corso della maratona di Ring con Caterina Conti, segretario triestino dei Dem. I dati che ho visto anch'io, che riportavate, appunto dicono che c'è un centrodestra avanti, però c'è una Lega abbastanza debole e Fratelli d'Italia invece più forte, questo perché evidentemente i cittadini hanno scelto o avrebbero scelto di dare la fiducia a un partito che è stato all'opposizione negli ultimi anni e quindi che non ha avuto responsabilità di governo, quindi è anche più semplice chiedere un voto non avendo dovuto condividere le responsabilità che sono state prese invece assunte da tutti gli altri partiti. E il dato del Partito Democratico per ora sembra sulle nostre aspettative circa, faremo una valutazione quando avremo i dati più completi, ovviamente paragonandolo sia con le amministrative di un anno fa sia con altri. C'è però il dato dell'affluenza che ho visto precedentemente, avete dato più volte, ed è un dato che appunto fa pensare, perché significa che al netto delle file che tantissimi triestini, anch'io, hanno riscontrato stamattina nel pomeriggio, in realtà il dato è sotto la media della scorsa volta, della scorsa tornata, quindi questo non è un buon segnale, perché molti evidentemente hanno scelto di restare a casa e questo è un segnale di cui dobbiamo tener conto. La sorpresa, come detto in apertura, è il Movimento 5 Stelle. Sempre ieri sera all'interno della lunga diretta di Tele4 abbiamo sentito le parole dell'onorevole Luca Sut, che è il coordinatore del Movimento in Friuli Venezia Giulia. È la dimostrazione che, come sempre, quando ci danno per morti, poi alla fine di fatto non è vero. Insomma, con le percentuali che stiamo vedendo, siamo il terzo partito, ben abbastanza distanti dal 4, quindi questo ci fa ben sperare. Insomma, abbiamo fatto un grandissimo lavoro in questa campagna elettorale, il grande lavoro l'ha fatto il nostro presidente Conte e direi che stiamo raccogliendo bene questi frutti. Certo, il ragionamento sul parlamentare. Sì, come sapevamo, insomma, 48. Il nostro obiettivo era quello di fare coalizione. Un eletto alla Camera, 49. Quindi io, insomma, perché sono capolista alla Camera, il nostro risultato su cui puntiamo, insomma, è questo. Sicuramente non possiamo puntare più di questo, ma questo era insomma un dato di fatto. Attendiamo, ripeto, allora, di vedere i risultati finali, okay, e più che altro di fare i calcoli. Per fare i calcoli sappiamo che una legge elettorale, come avete detto, è un po' così, insomma, difficile. Forse la domanda dovremmo fargliela a Rosato, che ci faccia i calcoli, insomma, visto che ha portato il suo nome questa legge elettorale. Si dimostra invece ancora determinante all'interno della coalizione di centrodestra Forza Italia. Sentiamo le parole di Alberto Polacco, appunto di Forza Italia, consigliere capogruppo in comune a Trieste. È un dato che gli elettori hanno voluto dare, che il centrodestra finalmente, non accadeva dal 2006, torna democraticamente al governo con una maggioranza forte. E quindi adesso siamo pronti ad affrontare quelle che sono le sfide importanti che ci aspettano. Chiaramente, guardando al dato di Forza Italia, siamo ovviamente soddisfatti, perché Forza Italia è determinante nella composizione della maggioranza parlamentare, voi alla Camera e voi al Senato, ed è evidente che questi numeri ci consentiranno, all'interno, ripeto, di una maggioranza coesa, però di esprimere la nostra politica. Cosa significa avere un governo di centrodestra, diciamo così, in linea con regione e comune per il Friuli Venezia Giulia e per Trieste? Significa una grande responsabilità, significa affrontare in maniera sinergica quelli che sono
i problemi, ma anche le potenzialità. Qua siamo a Trieste, penso la mia città, che di qui ai prossimi 5 anni si prospetteranno. Quindi le sfide del PNRR, le sfide dello sviluppo per quanto riguarda il porto, l'economia. Evidentemente puntiamo poi fra qualche mese anche a riconfermare con Fedriga, con il vicepresidente Riccardi, la regione. Vi ricordo che questa sera andremo nuovamente in onda con uno speciale Ring I Verdetti dalle 21 alle 23 con tutti i protagonisti di questa tornata elettorale, ma non poteva mancare un commento anche del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza rispetto al nuovo governo con cui si discuteranno partite importanti, una su tutti, quella del PNRR. Il sindaco di Trieste. Con tutti i progetti che abbiamo in città in questo momento, avere un governo amico, parlo naturalmente a tutti i cittadini, da una parte e dall'altra, è una cosa molto importante. Abbiamo 420 milioni di euro sul PNRR, sul Porto Nuovo, e abbiamo un 160 milioni sulla città e sul Porto Vecchio, per cui va molto bene in questo momento questo discorso. Lei ha telefonato alla Meloni, ha inviato un messaggio, mi sembra. No, gli ho mandato un messaggio di congratulazioni, sai, a suo tempo, il centrodestra, a suo tempo c'era Berlusconi, poi c'era Salvini, sempre gente che ha fatto dei numeri, oggi abbiamo la Meloni, per cui oggi abbiamo un centrodestra forte in un momento di grandissima difficoltà per il Paese, per l'Europa, per il mondo. La stupisce di più il successo di Fratelli d'Italia o la crisi della Lega? No, ma no, come ti dicevo prima, non è un problema di crisi. Una volta corre uno, vi ricordate il 30% di Berlusconi, credo, tanti anni fa. Poi c'è stata la Lega con dei successi incredibili e adesso c'è la Meloni con Fratelli d'Italia. Per cui dobbiamo prenderlo come una coalizione compatta di centrodestra. Una volta vince uno, una volta trascina l'altra, ma l'importante è che siamo tutti uniti. È brutto chiedere di guardare in casa altrui, però per quanto concerne il centrosinistra? Beh, insomma, diciamo che Letta ha sbagliato abbastanza in questa campagna elettorale quando parlava di temi come la droga o come gli ussoli o come altri temi che in questo momento con la gente che non riesce a fare la spesa erano temi non attuali e non doveva neanche parlarne. Può essere che Fratelli d'Italia abbia anche intercettato, diciamo così, a un livello più istituzionale, quantomeno nella comunicazione, quell'afflato di protesta e di insoddisfazione che sotto certi aspetti si percepisce da parte della gente e che quindi ha preferito appunto dirottarsi su Fratelli d'Italia piuttosto che sui partiti antisistema? Io sono convinto di un'altra cosa, Fratelli d'Italia ha intercettato quelle persone come sottoscritto che ha dei valori importanti, la patria, la famiglia, il lavoro, l'educazione, il senso civico. La sinistra ha portato quell'accoglienza diffusa, guardate la nostra piazza Libertà ieri, che sono impazzito, c'erano decine di persone che dormivano dappertutto, cioè questo non andava bene, non l'hanno capito e la gente ha protestato per questo, perché l'Italia è fatta di persone con grandi valori. Non hanno sfondato invece le liste antisistema come Italexit, tra i candidati c'era anche il triestino Stefano Puzzer, che sottolinea però come in Friuli Venezia Giulia ci sia stato comunque un consenso significativo. Io parlo di Italexit, noi pensavamo di arrivare sopra il 3%, vuol dire che abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Vuol dire che ci tireremo sulle maniche e lo faremo. A livello nazionale Italexit ha raggiunto il 2%. Questo per noi logicamente è motivo di riflessione. La riflessione che mi viene da fare personalmente è che forse non abbiamo avuto il tempo materiale per spiegare alle persone quello che sta per succedere in Italia. La grave situazione sociale che sta per arrivare in Italia, questa maggioranza o questa comunque accozzaglia di tutti i partiti, perché alla fine sono tutti portati ad andare avanti con l'agenda Colao, l'agenda 2030, l'agenda Draghi cosiddetta, e quindi alla fine chiunque andava alla maggioranza sarà costretto ad andare avanti con quello che abbiamo avuto fino adesso. Quindi alla fine l'unica forza in campo che poteva cambiare le cose era Italexit. Noi andremo avanti a lavorare nei territori perché è giusto che sia così.
È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi rimando a questa sera, ore 21, a Ring con tutti i protagonisti di questa tornata elettorale, vincitori e vinti, i verdetti, questa sera su Tele4. Restate con noi.